Vediamo come cercare nell'OPAC Bicocca in Subria un libro di cui conosciamo solo l'argomento. Nel sito della biblioteca, nella sezione centrale ad accesso rapido, troviamo il catalogo online OPAC. Lo seleziono. Si può consultare in internet da qualsiasi terminale, anche fuori dall'Ateneo, liberamente e gratuitamente. La prima cosa da fare è inserire le parole chiave che meglio descrivono l'argomento di ricerca. Cerchiamo ad esempio l'argomento della depressione postpartum. Iniziamo a cercare in italiano. Quindi scrivo depressione postpartum. Invio. Trovo un risultato. Il libro che si intitola Quando le madri non sono felici. La depressione postpartum. Il libro sembra pertinente. Clicco sul titolo. Ed esamino la scheda. Guardo come è stato classificato. Noi classifichiamo con la classificazione decimale Dewey, un numero che descrive l'argomento del libro e l'equivalente verbale del numero. I bibliotecari hanno attribuito a questo libro la CDD 618.76, che indica i disturbi mentali puerperali. A questo punto posso allargare la ricerca agli altri libri dello stesso argomento. Basta selezionare la CDD. Si apre una tendina servizi. A questo punto gli diciamo di cerca altri documenti nel catalogo con questo descrittore. Disturbi mentali puerperali. Vai. Così trovo 14 risultati. Libri in diverse lingue, ma sempre su questo argomento. Il catalogo indica anche dove si trovano i libri e ci dice se sono disponibili. In questo caso, apriamo ad esempio il primo libro, ci dice che è disponibile presso la Bicocca sede centrale. Lo seleziono. Una copia è prestabile per una durata di 20 giorni, ma attualmente è in prestito. Il rientro previsto è per il 3 settembre. Una copia invece è esclusa dal prestito, che è permesso solo nel weekend. Puoi prendere il libro venerdì dopo le ore 16, ma devi tassativamente restituirlo entro le ore 10 del lunedì successivo. Nel sito della biblioteca, alla voce Servizi agli utenti, trovi tutte le informazioni sul prestito di libri e il prestito interbibliotecario.